Eco e Sisma Bonus per le imprese e i condomini è il titolo del convegno organizzato all'interno di Farete dal Collegio Costruttori Edili ANCE Bologna, ANCE Ferrara e ANCE Modena e da Confindustria Emilia Area Centro per fare il punto sulle novità e sugli aspetti normativi, tecnici, costruttivi e fiscali che riguardano gli interventi di riqualificazione sismica e di efficientamento energetico degli immobili per un rinnovo conveniente del patrimonio abitativo e produttivo. Quali novità stanno trainando, stanno indirizzando il settore dell'edilizia in questo momento? Ma dunque, è chiaro che molta aspettativa sul campo dell'edilizia privata l'abbiamo per l'applicazione degli incentivi di Ecobonus e Sisma Bonus, che dovrebbero essere quelli che lanciano definitivamente la ricostruzione, rigenerazione, riadattamento dei fabbricati di edilizia soprattutto residenziale per quanto riguarda sia l'energetica che l'adeguamento alle normative sismiche. Stiamo lavorando in questo senso per cercare di rendere attivi al massimo in tempi molto rapidi questo tipo di attività. Parliamo di innovazione, la strada è sempre quella di sicurezza ed efficientamento. Che cosa cambia dal punto di vista normativo? Fino al 31 dicembre 2021 chi mette in sicurezza la sua abitazione, quindi migliorandola sotto il profilo sismica, ma anche sismico, ma anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico, può recuperare direttamente ben fino all'85% delle spese sostenute o in dichiarazione dei redditi, ovvero, e questa è la novità importante, pagando mediante la cessione di un credito d'imposta, cioè di queste spese sostenute che vengono sostanzialmente devolute direttamente all'impresa esecutrice dei lavori, ovvero comunque a un soggetto, a un'impresa collegata con l'intervento stesso. Quindi sostanzialmente io ho una monetizzazione immediata di quanto spendo e quindi mi rimane a carico solo la differenza tra quanto effettivamente spendo e l'85% dell'importo. Quindi pago con un 15%, io rimezzo a nuovo la mia casa, ma è soprattutto sotto il profilo sismico e sotto il profilo energetico una casa efficiente. Abitare il tempo, soprattutto interpretare il nostro bisogno di due cose. Uno, della sicurezza di vivere in una città che offre i servizi, e l'altro, il comfort ambientale di poter vivere in un territorio dove la città stessa interpreta il dinamico rapporto tra cultura e natura. Farlo oggi qui a Bologna apre anche una stagione di riflessioni sul nuovo abitare, sull'abitare la città, abitare il tempo, interpretare i nostri bisogni verso un cambiamento dove non ci sarà solo l'intesa verso un'abitazione stabile, verso una abitazione che esprime il forte bisogno di tecnologia avanzata, ma soprattutto la ricerca di un nuovo rapporto con la natura, con l'ambiente e con un paesaggio urbano inclusivo, capace di farci esprimere il meglio della società stessa. E bisogna anche un po' investire nel futuro, è un mercato molto difficile, negli ultimi anni è stato in grande affanno, non solo per una crisi economica, ma io credo anche per una crisi di contenuti, cioè il mercato dell'edilizia è un mercato complesso, però è anche un mercato che forse non ha capito i cambiamenti sociali che sono avvenuti in questi ultimi anni, sia dal punto di vista per esempio dell'impoverimento delle famiglie, sia delle nuove tipologie che si affacciano su una struttura sociale che è cambiata, no? Quindi è una crisi che è profonda, nel senso che è profonda proprio di contenuti, non soltanto di economia, perché si fa anche troppo, si fanno delle semplificazioni, come dire, nel mercato non ci sono i soldi, il mercato non va, non è vero, il mercato, se vai a vedere i grandi numeri, l'Italia non ha cambiato tanto gli investimenti nell'edilizia, si sono spostati magari dal mondo del mattone a quello degli impianti, a quelli dell'efficientamento energetico, quindi i numeri quelli sempre sono. Il punto forse è che il mondo dell'impresa, il mondo, diciamo, della committenza avrebbe dovuto intercettare questi cambiamenti che sono stati molto molto pesanti, ecco. Però
è cambiata una società, è cambiata un'economia, sono cambiate le strutture delle famiglie. Che riguarda questa macchina che fa dei tagli particolari, giusto? Sì, esatto. Vediamo qui un robot antropomorfo con montato in testa un archetto con un filo a caldo, e questo archetto taglia del polistirene e lo taglia in modo super veloce. In 6 minuti è possibile realizzare una geometria complessa di questo tipo, che viene successivamente termoformata con un foglio di plastica, e questo diventa uno stampo entro cui colare del cemento in questo caso. E si può vedere un pannello in cemento che è stato realizzato. Questo è cemento, sembra quasi ceramica, utilizziamo dei cementi super performanti e appunto questo è il casting. Si inseriscono poi delle boccole per poterlo afferrare e appendere in facciata, e questa può essere la facciata di un edificio di nuova costruzione oppure un recladding di un edificio esistente. Un progetto molto importante che riguarda proprio la sostenibilità e la resilienza. Sì, un progetto che vuole diventare anche un modello da promuovere per la sostenibilità ambientale anche dei complessi monumentali. Quello della Basilica di San Francesco in Assisi è un complesso importante sia dal punto di vista della dimensione che soprattutto dal punto di vista della frequentazione che conosce. L'idea è quella di intervenire per rendere a impatto minimo, tendente allo zero, tutto ciò che si muove appunto in termini anche di consumo o comunque di utilizzo delle risorse. Ecco, appunto, in che modo? Perché non sembra facile coniugare la sostenibilità con questo flusso comunque di visitatori, di pellegrini. Faccio per macro aree. Sull'acqua abbiamo recuperato vecchie cisterne che servivano ai frati per l'irrigazione, sfruttando le acque piovane. Abbiamo rimesso in moto questo sistema. Energia stiamo efficientando l'edificio, adesso abbiamo raggiunto la classe A2 e stiamo adesso lavorando per stringere ulteriori partnership per arrivare a utilizzare energia prodotta non con fonti fossili ma da rinnovabili. Il campo dei rifiuti stiamo mettendo in atto delle strategie per differenziare, riducendo al massimo gli sprechi, questo a cominciare da quelli alimentari. Stiamo cercando di arrivare all'eliminazione della plastica per tutto ciò che è il monouso, e in termini di rifiuti, dopo aver differenziato, stiamo investendo sull'organico, cioè il compostaggio e il riutilizzo, il riimpiego anche di queste che sono risorse anch'esse. A seguito del nuovo regolamento europeo che parla proprio di privacy, che cosa è cambiato? Cosa devono fare le aziende oggi in materia di privacy? E si è passati da uno spirito più burocratico e prescrittivo, tipico delle vecchie leggi, a uno spirito di responsabilizzazione. E questa responsabilizzazione fa sì che ogni impresa debba analizzare la propria situazione e trovare le misure adeguate per rispondere ai rischi che corre. Io darei 2 suggerimenti primari. Il primo appunto è quello di fare una mappatura dei trattamenti dei dati che svolge. Normalmente il trattamento dei dati fa riferimento, stiamo parlando di persone fisiche e quindi parliamo di clienti, parliamo di fornitori, parliamo di personale interno. Questa mappatura è una sorta di fotografia, trattiamo i clienti, ma che volume di dati abbiamo? Li mettiamo in una banca dati e li abbiamo informati correttamente? A chi trasferiamo i loro dati? Queste sono domande che ci fanno capire se noi corriamo un rischio, no? Bene, fatta questa mappatura, noi andremo a capire in funzione del grado di rischio quali siano le misure tecniche, per esempio le password piuttosto che i salvataggi, piuttosto che misure organizzative, dunque regolamento per l'uso di internet e la posta elettronica o ancora una corretta informativa al cliente, che permettono di adeguarci ai rischi che corriamo.
e trattiamo i dati degli altri così come vorremmo che fossero trattati i nostri. L'Istituto Professionale Edile di Bologna ha realizzato una nuova app gratuita sulla gestione del rischio in edilizia sviluppata all'interno del progetto SicurApp, strumenti per la prevenzione del rischio, in collaborazione con la Direzione Regionale INAIL, IRES, Istituto Ricerche Economiche e Sociali della nostra regione, il Centro Ricerche, Documentazione e Studi di Ferrara, ANCE Emilia Romagna e il Dipartimento Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'AUSL di Bologna. È importante prima di tutto individuare le principali aree di rischio e cosa di fatto sia all'origine della mancata sicurezza sul lavoro. Viene da chiedersi come possa un'app aiutare a prevenire incidenti e infortuni. Ebbene, si tratta di uno strumento che contribuisce alla diffusione di informazioni e procedure utili nell'ottica di una cultura della sicurezza capillare e a portata di mano. Abbiamo sviluppato questa app pensandola divisa in tre parti. C'è una parte in cui tutti i ruoli della sicurezza vengono rappresentati molto chiaramente nelle loro responsabilità e anche nelle loro identità, nel senso che si possono collegare con la rubrica del lavoratore, per cui possono essere contattati rapidamente in caso di necessità. Sto parlando per esempio della figura del medico piuttosto che dell'RSCP. Una parte centrale che comprende tutte le esercitazioni sulla prevenzione del rischio. In questo momento è disponibile tutta la parte di esercitazione del rischio di caduta dall'alto, ma in seguito ci saranno delle implementazioni con altri tipi di rischio, molto frequenti in cantiere soprattutto. E poi la terza parte sarà proprio una parte di utilities, quindi aggiungeremo degli strumenti utili in cantiere come la livella, lo scalimetro, il calcolatore di volumi e pesi. Edilizia sicura. Da gennaio 2019 avrà avvio il corso gratuito post-diploma per preparare figure tecniche esperte nella gestione di progetti di costruzione edilizia ad alta efficienza energetica. Sempre da gennaio, all'interno di BIM Academy Bologna, IPLE curerà il corso Gli strumenti del BIM, CPM Vision. Per maggiori informazioni su corsi, iniziative e progetti di IPLE si può consultare il sito www.edili.com. Potete inoltre seguirci attraverso le pagine social e il canale YouTube. A tutti voi telespettatori, lo staff dell'Istituto Professionale Edile di Bologna e la redazione di Edilizia Sicura augurano un buonissimo Natale e un sereno anno nuovo.